fermiamo solamente 30 secondi prima di proseguire con il backstage, quindi questo è il momento più giusto, magari se ti va, per lasciarmi un bel like, per me è molto importante proprio per portare questo genere di contenuti nel mio canale. Magari lasciami anche un commento qui sotto. Allora, il 99% delle foto che vedrai in questo video sono state scattate con la seguente tripletta: ISO 100, tempo di scatto 160esimo, AF1.8, e come ti dicevo ho scattato 160esimo, quindi il tempo massimo sincro dei flash per la mia Sony A7C, proprio per non scattare quella di 300 in Night Sync. Quindi per farlo, dal momento che c'era molta luce, ho dovuto aiutarmi con dei filtri ND, ho utilizzato i filtri ND variabili, gli ultimi usciti della Freewell, poi ve ne parlo nel video che vi ho fatto vedere alcune settimane fa, ti lascio il link qui sopra. Quindi guardiamo il backstage e ci vediamo dopo, dove vi darò ovviamente altre informazioni su quello che ho utilizzato e il perché. A dopo. Thank you.
Bene ragazzi, arrivati a questo punto facciamo un veloce recap di questo backstage che avete appena visto. Spero che vi sia piaciuto, sia tornato utile. Se così è stato, lasciatemi un like, aiuta il canale a crescere. Quindi, detto questo, innanzitutto ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Mi vedete con questo ombrello in mano, adesso vi spiego perché ci arriviamo. Allora, chi mi segue su Instagram sa benissimo che le foto che avete appena visto le ho scattate quest'estate, a luglio, metà luglio, quindi vi invito anche a seguirmi nel canale di Instagram, che lì di solito pubblico anche degli inediti sui miei backstage. Quindi, detto questo, volevo darvi alcune informazioni di questo shooting, di come si è svolto. Beh, innanzitutto location, non c'ero mai stato, so che lo dico anch'io che è sempre meglio verificare dove andremo a scattare, però alle volte non abbiamo la possibilità, io non avevo la possibilità perché ero lontano, quindi ho chiesto a Giorgiana, che lei mi ha chiesto di fare queste fotografie, che conosceva questa piscina, una piscina privata piccolina, di mandarmi alcune foto. Mi sono regolato, ho visto gli spazi, comunque ad ogni modo io ho caricato tutto sulla macchina, ho caricato anche queste ombrelle, che tra l'altro queste sono sempre caricate, sono come la ruota di scorta, le uso come jolly, anche se ultimamente ho sempre utilizzato moltissimo quest'estate questo tipo di ombrella. Adesso ci arriviamo. Allora, sono arrivato lì alle 19, tanto sapevo che il tramonto cominciava intorno alle 8 e 10, ho calcolato un po' dove fare le fotografie e che modificatore utilizzare. Ho deciso, ovviamente per motivi di spazio, che la soluzione migliore era utilizzare questa ombrella riflettente, questa da 108 cm, avrei voluto quella da 130, però non ce l'avevo, mi sono fatto bastare questo, ok? Questa è un'ombrella riflettente col diffusore già attaccato, quindi non si perde tempo, basta infilare questo nello stativo e siamo pronti per scattare, ok? Ricordo sempre che rispetto a un modificatore normale, l'ombrella riflettente ovviamente perdete qualche stop di potenza. Quanti non so dirvelo con esattezza, anche perché dipende sempre da quanto distante tenete l'ombrella dalla modella, ok? Comunque calcolate 2-3 stop. Comunque con la D300 il flash che ho utilizzato io è il miglior compromesso come portabilità e potenza, mi sono trovato bene. Anche poi, come avete visto, ultimamente cerco di scattare sotto il tempo sincro della mia Sony 7C un 160esimo, e se utilizzo la R un 200esimo. Comunque, anche se dovessimo aver bisogno di scattare a tempi più veloci, anche utilizzando questo modificatore ce la facciamo con la D300, ok? Quindi è un flash consigliato. Per quanto riguarda invece gli obiettivi che ho utilizzato in questo shooting, sono stati due. Allora, questo 85 mm della Viltrox 1.8 Mark II, adesso ve ne parlerò più avanti, però ho voluto utilizzare anche il 135 mm f2 Canon EF, quindi avevo bisogno di un adattatore dal momento che ho utilizzato la Sony S7C, e per farlo ho utilizzato quell'adattatore che vi ho recensito proprio un mese fa. Anzi, vi lascio il link qui sopra tra le schede se volete darci un occhio, specialmente tu canonista che vuoi passare a Sony, potrebbe tornarti utile. E come dicevo proprio in quel video, il 135 mm aveva dei problemi, però io sono stato testando, ho voluto provare lo stesso, però mi sono accorto che zoomando bene dopo la foto sul display l'occhio non era a fuoco, e quindi ho abbandonato l'idea e mi sono concentrato solo con l'85 mm 1.8 Mark II della Viltrox. Questo obiettivo non era la prima volta che lo usavo, è da giugno che scattavo già con lui, ci ho fatto tutta l'estate e ve lo posso raccomandare. 400 euro è il miglior obiettivo per ritratti che potete attualmente acquistare. Ovviamente se avete un budget molto più alto sapete meglio di me cosa acquistare, magari un Sigma, magari il GM, però ragazzi lì siamo su altri prezzi. Questo è un obiettivo che ve lo raccomando. Allora, innanzitutto è costruito tutto in metallo, a parte ovviamente la ghiera e ovviamente le lenti che sono di vetro. Costruito decisamente bene, la ghiera della messa a fuoco quando vogliamo utilizzarla in modalità manuale è molto fluida, si comporta molto bene, ok? Il diametro per i filtri è 72, quindi è bello ampio, quindi a me fa molto piacere, così posso utilizzare
gli stessi filtri che utilizzo proprio nel mio 85 mm della mia Canon EOS R, ok, che mi fa molto comodo questo. Per quanto riguarda la baionetta, ovviamente in metallo, non è tropicalizzata, ma chi se ne frega. Nel complessivo è un obiettivo che, ripeto, ve lo consiglio. Per chiudere qui il video, se avete ovviamente domande inerenti sia a questo obiettivo o quello che avete visto nel video, vi aspetto qui sotto nei commenti. Se avete qualcosa in particolare che volete vedere nei prossimi video, fatevelo sapere, insomma, fatevi capire che ci siete. Lasciatemi un like per supportare il mio lavoro e ci vediamo la prossima settimana o al più tardi fra 15 giorni con un nuovo video. Grazie ancora e alla prossima.